Buonasera, benvenuti a tutti da Valencia, la prima partita del girone C, Valencia-Roma. Una partita molto aspettata per la Roma, che comunque si aspetta appunto un buon risultato, soprattutto Capitan Totti. Le sue parole in conferenza stampa. Si aspetta una vittoria come accadde qualche anno fa, però non ha parlato solo lui in conferenza stampa nel pre-partita, anche il numero 10 di Verbanega. Che in casa il Valencia è una squadra molto difficile, ma José Enrique conosce bene il Valencia, ha già battuto col Barcellona, ahimè è vero, Barcellona e Roma ci sono distanze abissali, però la Roma ce la può mettere. Sì, qualche anno fa ricordiamo che aveva un gioco, uno dei giochi migliori d'Europa, però quando ai tempi del signor Spalletti, che tuttora, come sappiamo tutti, allena lo Zenit. L'arbitro di questa sera sarà Ovrebo. Sì, esatto. Non ben ricordato però. No, come Chelsea non lo ricorda bene, soprattutto un balla con Drogba. Drogba, ricordo, davvero infuriato, che ci fu una sanzione per Drogba per insulti a Minocce, ad Ovrebo. Poi, la formazione invece che schiererà la Roma quale sarà? Sarà un 4-3-1-2, Totti dietro Osvaldo e Taddei a, diciamo, come mai Taddei? Appunto, Taddei schierato seconda punta a sorpresa perché il signor Bojan e il signor Lamela un po' un attacco di febbre. Ho capito. Mentre qui abbiamo appena visto la formazione del Valencia, bisogna stare attenti sicuramente a Banega. Di Gualvez in porta non è male. E adesso vedremo cosa dirà il campo, come parlerà. Rosi schierato a destra, Sisinio a sinistra, forse uno dei migliori centrocampisti del mondo, De Rossi, ci si aspetta un grande partitone da parte sua. Eccolo qua inquadrato. Appunto. È tutto 16. Pronto. Tutto pronto, batterà la Roma, scusate, Valencia. Adesso io sarò con due giocatori, con il segnalino blu e il signor Giacomo. Di Marino Rosso. La Roma attacca da destra a sinistra, Valencia da sinistra a destra. Ricordiamo che ovviamente guideremo la Roma. Esatto. Fallaccio qui, attenzione. Non dice niente, attenzione, Piatti va a puntare l'ultimo uomo per rotta. Lo salta, attenzione, Piatti! E che le bu. Ci mette un manone. Buono. Rosi. Per rotta. Gioca per rotta. Ne fanno Taddei ed è lo scatto di Osvaldo, capisce tutto però la difesa Valencia. Maduris, Gago fa un po' il pressing, bravo Gago, quindi Piatti, ancora Piatti, prova ad andarsene dalla marcatura di Gago, lo salta, la palla rimane lì, Bruno la mette al centro, attenzione, Pablo non ci arriva, Totti, Capitan Totti non riesce a tenerla, Piatti. Quindi Canales, l'ex madridista. Quindi mi metto fallo. Raduris, Canales, il destro ribattuto. Stecchele. Vabbè, buonissimo. La rotta è davanti a lui, si allarga. Quindi è rotta a cercare Totti, Victor Ruiz, in vantaggio. Piatti. Un altro fallo, direi. Dovrebbe stare lasciando un po' fare. Attenzione a Duris, bravo Burdisso. Gago salta su connazionale Banega. Gago a cercare Taddei, lo trova. Attenzione Osvaldo. Ha provato Taddei a cercarlo. Gago cerca Osvaldo, attenzione. Osvaldo la mette al centro. Non c'era nessuno, peccato. Bella l'idea. Sisinio a cercare Gago, non lo trova. Quindi Banega. Però numero 10 a Duris a puntare qua, salta Burdisso per rotta, quindi De Rossi, De Rossi a cercare Osvaldo, riesce a recuperare palla, Italo Argentino, è Verbanega, la devia per rotta, Sisinio, quindi qua, poi ancora per rotta, a Duris non fischia Ovrebo. Attenzione, Piatti, ancora Piatti, palla sul sinistro, Juan, ottimo, lo ferma, ancora Piatti, non molla, Pablo contro Rosi, va a cercare De Rossi, non riesce a trovarlo,
Attenzione Piatti. Bravissimo Danilo De Rossi, però non è finita. La mette il centro e la Duris! Occasione sprecata. Sì, l'unico pericolo di questo primo tempo finora è stato questa. E non è riuscito a metterla dentro. Rivediamo qui il taglio. Passaggio filtrante, non è riuscito però a metterla dentro con il mancino, lui che è un destro naturale. Adesso stacchere porta per Duris. Duris. Cercare Cassetti, non lo trova, ma finisce qua il primo tempo. 0-0 tra Valencia e Roma, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, si stanno ancora studiando, 50-50 possesso palla. Super spot per noi, ci vediamo dopo. Allora, posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder, la regia di Pirlo, la grinta di Boateng. Voglio provarlo così. Ottimo mister. Solo con Premium scegli il calcio che vuoi. Pay per view, ricaricabile, abbonamento. Dobbiamo creargli un degno avversario. Bentornati. 1-0-0 un po' noioso in questa partita, giusto? Sì, poche occasioni da gol. Sprazzi di scarso calcio, niente di importante. Di rilevativo forse l'unica occasione è stata quella di Aduris, l'idea di Osvaldo di metterla in mezzo, ma purtroppo non c'era nessuno per la Roma e nient'altro, proprio poco. 50-50 possesso palla, 3 tiri da parte del Valencia, di cui uno nello specchio della porta, niente di rilevante. Iniziamo quindi col secondo tempo, a dopo. Eccoci qua da Valencia, tutto pronto, fischio Vrebo, partiti per il secondo tempo. Perde subito palla la Roma, quindi Piatti, ne metto palla, quindi Canales per Miguel, portoghese deve saltare, sì, lo aspetta il brasiliano, la mette a centro a cercare Piatti, Burdis allontana, quindi dall'altra parte c'è Bruno, lo prende a distanza Rosi, la mette a centro Piatti, allontana Juan, Duris, la mette sul palo, ma facile presa, diciamo, per Stekelenburg, non troppo impegnato, sì, ne palla il brasiliano, ancora Sisigno la perde, però dovrebbe essere rimessa per la Roma, infatti è così, Sisigno per Totti, capitan Totti se la trascina fuori, rimessa per il Valencia. Brutta partenza per la Roma. Sì, ha già commesso due errori, Totti anche in te che scivola, forse un po' nervoso. Canales, Rosi non ci arriva, c'è Pablo, attenzione Piatti. Piatti, 1-2 concretizzato, attenzione, chiusa da Gago la diagonale, Juan, ottima, Taddei, per Gago, oh, pericolo, ma c'è ancora Stekelenburg, tiro non proprio impegnativo, Juan, però, cercare Totti, Miguel lo ferma, attenzione, Totti, aspetta Osvaldo, attenzione, la metà centro, Osvaldo non ci arriva! Incredibile! Bella occasione per la Roma, sarà calcio d'angolo, andrà ancora capitan Totti. Dalla bandierina, Totti, per Perrotta, troppo. Rosi, ancora per Perrotta, di testa alta sopra la traversa. Peccato, ci ha provato la Roma, rivediamo. Tutto degli sviluppi di un corner, allontana la difesa del Valencia, poi ci ha provato di nuovo per Rotta, ma niente di fatto, adesso non fa battere il Valencia con Diego Alves, quindi De Rossi contro Duris fa la meglio romanista, però Totti non riesce a andare di testa, per Rotta mette giù Canales anche sul pallone, non è così però per l'arbitro, secondo Vrebo no, quindi calcio di punizione Canales sul pallone. Durissimo, esce fuori dall'aria, attenzione Pablo, Piatti, la palla rimane lì, Pablo, ancora lì la palla, Rami, Piatti, attenzione, la mette al centro, deve allontanare la difesa della Roma, Rosi, Pablo, ancora lui, il tiro, Stekelenburg, che pericoli, adesso Stekelenburg con le mani per Sisigno sulla sinistra, per
Totti capisce tutto il momento quale. Quindi ancora lui, Canales. Canales. A due riscontro. Attenzione, salvataggio! Incredibile! Non è finita. Miguel, il tiro! Juan ancora di testa. De Rossi prova a allontanare. Ce la fa. Sisigno, quindi Burdisso. Burdisso. A cercare Osvaldo, capisce tutta la difesa del Valencia. Pablo. Per Piatti. Se ne salta due Piatti con i piedi Stekelenburg. Che pericoli per la Roma, non è finita. Rivediamo qua il replay. Che numero di Piatti, mamma mia. Mamma mia, però forse ha cercato l'impossibile. Il gol là. Non Stekelenburg. Di forma. Calcio d'angolo. 4 minuti di recupero assegnativo al Roma. Ramili alta sopra la traversa, il suo colpo di testa. Nulla di fatto, quindi. È entrata un po' molle in campo la Roma nel secondo tempo. Sì, a parte qualcosa all'inizio, non ha creato niente di che, anzi Valencia meriterebbe anche il vantaggio. Luan, per Rosa. C'è Carità Dei, attenzione. La mette a centro, Miguel allontana Totti. Il tiro di Totti, incredibile! E qua forse c'era un fallo. Di mano, visto da Vrebo. E finisce qua infatti, con un dubbio, con questa partita 0-0, credo forse abbastanza meritato, anche se il Valencia ha creato di più. Di tutto questo ne parliamo tra poco, mini spot per noi. Scusi, ha qualcosa per il mal di testa? Certo. Moment, lo uso anch'io, oggi ho più male del solito. Vuole Moment Acht? Moment? Acht, io ho usato perfino maletti denti. Il mal di testa non è sempre uguale. Quando si fa sentire di più, c'è l'azione analgesica mirata di Moment Act. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Vedo che il mal di testa è già... in un Act! Mal di testa è questione di Moment. E quando lo senti di più, di Moment Act. Da Angelini. Bentornati. Cosa dire di questo 0-0? Un pareggio un po' deludente per quanto riguarda la Roma. Ci si aspettava di più da parte della Roma di Sanrique, creato poco, un fallo di mano presunto in aria, sì, forse al limite, pareva al limite se non dentro l'aria, certo. Ovrebo non ha visto niente, infatti a mio modo di vedere Ovrebo ha arbitrato un po', diciamo, così e così, poiché certi falli non sono stati concessi alla Roma a favore quindi del Valencia, certo. Che dire, 0-0, Valencia a mio modo di vedere meritava di più. Migliore in campo da una parte e dall'altra? Migliore Piatti per il Valencia e De Rossi per la Roma. Forse anche Juan. Sì, ottime chiusure da parte di Juan, però De Rossi a centrocampo ha fatto tilt sia per l'attacco che per la difesa, ha chiuso diverse occasioni. Che dire, portiere del Valencia impegnato pochissimo, per rota... da parte della Roma ci ha provato nonostante i suoi anni, nient'altro, ottima partita per il Valencia. Da Valencia è tutto, una buona serata da Gabri Meru e Giacomo Arimano. Alla prossima.